Il Sud Italia, che cosa non salta in mente quando si nomina il Sud Italia? L'identità meridionale è qualcosa che accompagna ovunque ci si rechi, che ti rende fiero delle tue origini e delle tue tradizioni. Ma il Sud, lo sappiamo tutti, ha dei gravi problemi che alle volte non sono solo problemi economici, che alle volte sono solo il male minore per un territorio che soffre di un'arretratezza sociale che non è uguale nel mondo occidentale. Il caporalato, la disoccupazione, le morti bianche, le mafie, l'abusivismo, la situazione degli ospedali, l'esclusione sociale dei disabili. E la cosa terrificante è che dopo secoli di arretratezza sociale, culturale ed economica ci ritroviamo in una situazione in cui molti di noi hanno accettato inconsciamente la situazione della nostra terra. Ma poi non dimentichiamoci di un certo atteggiamento che è molto diffuso al meridione, che è quello di sentirsi certe volte investiti come di una superiorità morale. Certe volte sembra che il fatto di avere un buon cibo, un bel mare, un bel territorio debba essere una giustificazione a tutti i mali del sud. Come se il mare del sud sia troppo bello per preoccuparsi di tutto il resto, che fin quando c'è la salute va tutto bene, che la nostra calorosità umana sia un rimedio a tutto. Ma diciamoci la verità, questo atteggiamento ci danneggia. Voler difendere le nostre origini è un conto, voler difendere le nostre mancanze, le nostre colpe è un altro. Da pugliese sarei molto più orgoglioso della mia regione se questa fosse leader nel riciclo, nel welfare, nell'investimento sui giovani e non come la regione che ha inventato la parmigiana di melanzane. Ora, le due cose possono certamente anche coesistere, ma da troppo tempo sembra che il sud sia solamente turismo, belle spiagge e cibo e che l'arretratezza sia un fatto assodato ed immutabile. Fortunatamente però, oltre a motivi gastronomici e balneari, esistono tanti altri motivi per cui essere orgogliosi del mezzogiorno. Diamoci un'occhiata. La regione Puglia nel 2017 è stata la regione che più ha investito nelle agevolazioni per le start-up, con un fondo di circa 390 milioni di euro, 10 volte superiore al fondo messo a disposizione dalla Lombardia. E la seconda regione in Italia che ha investito circa 91 milioni di euro nel fondo è stata la Calabria. Non solo, sempre nel 2017 la quantità di export è cresciuta dell'8,5% nel sud Italia, un dato molto superiore a quello del nord, e la regina tra tutte le regioni è stata la Basilicata. La Puglia poi non è solo Ilva. Tra Bari e Brindisi esiste uno dei più grandi distretti aerospaziali d'Italia. Sono oltre 50 aziende che lavorano nel campo costruendo satelliti, aeromobili, componenti e parti meccaniche. Tutto il sud Italia infatti costituisce circa il 30% dell'export aerospaziale italiano. E sempre in Puglia poi esiste uno dei più grandi distretti del salotto italiano, il distretto industriale del mobile imbottito. La Calabria poi è riuscita a fare negli ultimi anni un grande lavoro con i fondi europei, installando nelle aree fallimento di mercato la banda ultralarga per chilometri e chilometri e chilometri, che serve migliaia di cittadine ed aziende con internet ad alta velocità. E poi sia Bari che Matera sono due città che sono state scelte dal Ministero dello Sviluppo Economico per sperimentare il 5G, la connettività ultraveloce del futuro. Inoltre la provincia di Cagliari risulta la prima provincia del sud Italia per investimenti nell'innovazione. Per quanto riguarda poi la produzione di energia elettrica, la Puglia risulta la seconda regione in Italia per produzione, subito dopo la Lombardia. E le regioni del sud Italia si confermano come regioni virtuose nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Basti immaginare lo straordinario dato che attribuisce al sud Italia il 96% di tutti i parchi eolici italiani. Ed è stato previsto con una ricerca del 2012 che entro il 2020 le regioni del sud quadruplicheranno la quantità di energia prodotta da fonti green. Ma anche per quanto questo dato possa essere controverso, la Basilicata possiede il più grande giacimento petrolifero d'Europa. Piccole e medie imprese poi. Nel sud Italia sono il 56% delle piccole e medie imprese si occupa di servizi contro la media del 50% italiano. E sono oltre 3.000 le piccole e medie imprese del sud Italia che si occupano di innovazione. Il sud Italia poi possiede una grandissima vocazione mediterranea e sono tantissime le cooperazioni che esistono tra gli enti, come le regioni, e i paesi stranieri che si affacciano sul mare nostro. Basti pensare alla straordinaria cooperazione che esiste tra la Puglia e i paesi balcanici e come non pensare alla Fiera del Levante, la fiera che si svolge ogni anno a Bari, che è la più grande del Mediterraneo. Ma lo sviluppo, come abbiamo detto, non è solo economia e crescita economica, anche sul piano sociale. Il Sud Italia ha diversi primati. Infatti dal 2010 ad oggi circa 500.000 di migranti si sono spostati attraverso il canale di Sicilia e questa regione ha svolto un ruolo cruciale nell'aiutarli e nell'accoglierli. Che dire di Lampedusa che negli ultimi anni ha fatto uno sforzo immane per accogliere tutta questa gente ed aiutarla? Ne è testimone il conferimento da parte dell'UNESCO di un grande riconoscimento all'ex sindaca Nicolini. Ma se parliamo di istruzione, ci sono alcune università del sud che hanno fatto grandi passi in avanti negli ultimi anni. Per esempio l'Università di Messina, la Federico II di Napoli e il Politecnico di Bari, che negli ultimi anni hanno scalato le classifiche delle migliori università italiane. Certo sono molto lontane dal vertice ancora, ma i progressi fatti sono tangibili.
Ci sono poi strutture straordinarie al sud, come la città della scienza di Bagnoli, che, distrutta nel 2013 a seguito di un incendio doloso, verrà presto riconsegnata alla comunità. Oppure che dire dei musei archeologici di Taranto e di Napoli. Ci sono poi degli istituti di ricerca meravigliosi al sud Italia, come il TIGEM, l'Istituto Telethon di Medicina e Genetica di Pozzuoli. Ci sono poi reparti ospedalieri che sono tra i migliori d'Europa, come nefrologia e dermatologia a Reggio Calabria, dove si effettuano trapianti di midollo osseo e reni. Il reparto di chirurgia vascolare del Policlinico di Messina, l'Istituto Mediterraneo di Trapianti a Palermo, l'ISMET, l'Istituto Scientifico Biomedico Mediterraneo di Brindisi, l'ISBEM, l'Istituto Neurologico Mediterraneo di Isernia, il Neuromed, oppure la Divisione Oncologica di Ragusa. E ci sarebbe ancora tanto, tanto davvero da raccontare, ma anche se vi raccontassi tutto, non sarebbe abbastanza. Sud rimane ancora un luogo dalle enormi potenzialità non sfruttate. Gli esempi che ho fatto fino ad ora sono delle eccellenze, non costituiscono la normalità. Il Meridione ancora ad oggi, nel 2017, rimane uno dei luoghi più poveri e arretrati d'Occidente. E non possiamo attribuire le colpe di tutto ciò al Nord Italia o ad altre entità. Né tantomeno noi possiamo continuare a sperare di poter vivere di turismo, buon cibo e bel mare. Pertanto, dobbiamo essere orgogliosi di quello che è il nostro territorio, ma c'è davvero tantissimo lavoro da fare. Andiamo pure avanti con gli arancini e le parmigiane di melanzane, ma cerchiamo anche di rendere il sud un posto migliore. Non dimenticate di passare dalla mia pagina Facebook se il video vi è piaciuto, per rimanere sempre aggiornati sui miei ultimi vlog.